In quel tempo Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire», dicevano allora i giudei. «Forse vuole uccidersi dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire?» E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu chi sei?» Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo». Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite». A queste sue parole molti credettero in lui. C'è un brano nell'Antico Testamento che certamente conoscerete, dove Mosè prende contatto per la prima volta con il Dio del suo popolo. Siamo nel capitolo 3 dell'Esodo e Mosè, ancora un semplice pastore, incappa in un roveto, la cui caratteristica è quella di bruciare ma non di consumarsi. Incuriosito si avvicina e da quel roveto esce la voce di Dio. Mosè si intrattiene in un dialogo e ad un certo punto si permette di chiedergli il nome. Chi è colui che gli sta parlando e cosa dovrà dire agli israeliti quando glielo chiederanno? Ebbene, la risposta è lapidaria: «Io sono colui che sono». E poi aggiunge: «Di agli israeliti, io sono, mi ha mandato a voi». Che strana definizione di Dio: «Io sono». Se passiamo oggi al Vangelo, sentiamo dire la stessa cosa da Gesù. Cito due versetti: «Se non credete che io sono», e ancora, «allora conoscerete che io sono». Cosa ne dite? Non vi pare che Gesù voglia in qualche modo identificarsi a quel titolo che Mosè ha ascoltato nel suo incontro con Dio? In realtà quel «io sono» sottintende questo: «Io ci sono». O meglio, io sono con voi. Gesù Cristo, come Dio, intende farci prendere consapevolezza che l'unico modo per rimanere in vita è rimanere in Lui. Lui è per noi e noi siamo per Lui. Così come Gesù è sempre con il Padre, così invita noi ad entrare in questo fuoco inestinguibile di amore e rimanere con Lui. Say.